personalmente. Nella scorsa puntata ho perso l'aereo, non sono potuto arrivare in orario per presentare, per condurre la serata con Minafò, e Minafò è stato costretto a condurre la serata da solo. E per una congiunzione astrale che io non vorrei capire, anzi, c'è stato proprio il record di ascolti. E Minafò è il direttore artistico di Sicilia Cabaret. Grazie! Direttore artistico, saluto la rete, grazie a Antenna Sicilia. Io accetto la sconfitta, però mi raccomando, ci siamo detti inizio stagione doveva essere un programma siciliano, un programma elegante. Elegante, soprattutto siciliano, ti ho portato una modella. Guarda l'eleganza. L'eleganza c'è, l'eleganza. Guarda che classe. Si comincia bene, dai. Si comincia bene. Questa è una bella modella, il dai. Artistico. Che stava carino. Elegantissima, proprio dal nord questa. Bella. È bella, è bella, è bella. Ma sapete che le modelle parlano tutte così piano. Sono bella. Sono venuta a sfatare il mito delle modelle ignoranti. Ah, ecco, perché si dice che le modelle sono ignoranti. Sì, mi è stato fatto il classico giochetto della coniugazione del verbo splendere. Ah, lo conosco. Il sole splendeva come non aveva mai. Lei cosa ha risposto? Spleso? No. Splenduto? No. E cosa ha risposto? Avevo io in una cacchiove. C'ha ragione. Sono bella. Comunque adesso me ne devo andare. Sarebbe il caso, secondo me. Perché c'è la serata pure di Capodanno in preparazione. Che fanno le modelle a Capodanno? Tra l'altro mi hanno offerto di dormire in una stanza dopo la serata all'hotel Hilton. Ah, posti eleganti. E lei? Ma l'ho snobbato. Addirittura? Ma certo. Mi hanno offerto di dormire anche all'hotel Plaza. E lei? L'ho snobbato. E dove dormirà la notte di Capodanno? Non è attaccaisselo con me, frate. L'eleganza.